grottine sa di grottini. Allora, come molti molti di voi sapranno, lo sapranno anche i muri della mia camera, sono stata a Londra dal 25 al 28 febbraio. Sono stata in occasione del compleanno del ragazzo con cui sto. Sì, sto da poco. Cosa ho detto? Sto da poco con un ragazzo. E in realtà ci siamo proprio messi insieme a Londra, adesso non vi dico altro perché avremo modo di parlarne, però questo è un video dove vi parlo degli acquisti di Londra, che sono sicura è una cosa che interessa molte molte delle ragazze che mi seguono e anche che non mi seguono, quindi se siete nuove nel canale, benvenute tesorine. Perché Londra è una città che ho amato, ho apprezzato, volevo andarci da quando ero veramente piccola, era un sogno per me andarci, non era una vacanza normale e non mi ha deluso nemmeno un po'. Ho intenzione già di farvi un video tranquille, mentre, cioè dove vi parlo proprio bene 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 di Londra, come sopravvivere tra virgolette, perché ho capito un po' di cose, anche se sono stata solo 4 giorni ho capito un po' di cose dell'andazzo di Londra, l'ho adorata per i modi di fare, delle persone sono molto signorili e veramente tante cose. Tante tantissime cose che vi spiegherò bene in un video apposito perché questo è il video degli acquisti, infatti non perdiamoci in chiacchiere e partiamo, li suddividerò in giorni. Perché ovviamente sono Elena, quindi non poteva non succedere, ogni giorno ho comprato qualcosa e quindi suddividerò in giorni e in posti perché ho accumulato un casino di roba. Partiamo subitissimo, senza perderci in ulteriori chiacchiere, dal primissimo giorno dove ho comprato delle cose un po' più turistiche, un po' più da regalare ai miei o ai miei amici o amiche. Da un bangladino, sì, di quelli che ci sono, perché ce ne sono molti a Londra, soprattutto nelle zone un po' più commerciali tra virgolette, è pieno. Ho comprato 3 cartoline. Mamma voleva assolutamente che gli spedissi una cartolina da Londra, ma non ci sono riuscita, coi francobolli è un casino. Comunque ve le faccio vedere. La prima è questa ed è veramente bellissima, che raffigura Piccadilly Circus, dove io sono stata solamente la sera, ma è stato bellissimo anche la sera perché è una delle città, cioè delle città, delle zone di Londra con più vita in assoluto, bellissimo. Comunque c'è appunto questa immagine di Piccadilly vintage con 2 bus rossi, che tra l'altro ho preso il bus rosso. Poi c'è questa che stava da Dio, l'ho presa proprio per la mia camera, perché stava da Dio con la mia camera, con l'House of Parliament, il Big Ben e il London Eye, che sono tutti raccumulati insieme. La zona di Londra che ho amato di più, bellissima anche questa, che appenderò qua perché come vedete ce n'è una di Minorca e anche una calamita di Minorca che è quassù. Sì. Tanto questo specchio non lo uso, quindi lo userò principalmente per farlo diventare un po' un accumulo di ricordi dei viaggi che farò, che spero saranno tanti. Quindi metterò anche una cartolina di Londra e una calamita di Londra, quindi questa. E poi l'ultima che volevo inviare a casa ma non ce l'ho fatta, infatti l'ho anche scritta da Londra proprio, l'ho scritta carina. Questa qua a mio parere bellissima, con sempre l'House of Parliament e il Big Bang, che non era così perché ovviamente io vado a Londra e il Big Bang com'è? In restaurazione, ma certo, ma perché no? Quindi non si vedeva, era un po' in celofanato. Vi metterò una foto adesso. Però, insomma, era un po'... Comunque, sempre bellissimo. E è fatta così, molto carina, appunto scritta, e niente. Carina, carina. Poi, calamite. Ah, prima la... Adesso andiamo alle calamite, che sono queste qua. Le ho prese sotto il London Eye. C'era un negozietto carino, con la bustina con la bandiera di Londra, e ho preso questa qua, questa molto molto figa con scritto London, ancora non ho aperto niente, ho tenuto tutto per fare il video, che brava, e c'è scritto London, insomma le cose principali di Londra, molto carina, tutta figa così, bella lunga. Poi ho preso questa qua che ha più o meno tutto, ha il bus, con dentro il bus il London Eye, il Big Bang. Questa però credo di regalarla. E poi per ultima questa qui, che è la mia preferita, la metterò qui in camera questa. E è la cassetta telefonica, la cabina, quale cassetta. Guardate che bella, è fatta troppo. Questa l'ho davvero davvero adorata, cioè raga, è bellissima. Vabbè, ho adorato infinitamente proprio. Il secondo giorno devo dire tanta tanta roba, perché è stata la giornata dei musei, quindi la mattina, dato che chiudono presto, ci siamo fatti Madame Tussauds, quindi il museo delle cere, coma, il museo di storia naturale, ma lì non ho comprato niente. E poi, momento shopping, siamo andati a Oxford Street, che c'era Primark e Pandora, e ho comprato un po' di cose che ora vi... Primark è un negozio pazzesco che c'è solamente ovunque, tranne che in Italia, sì, c'è a Milano, però sta solo lì, quindi è comunque raro. Ho preferito andarci assolutamente, e vende cose da Harry Potter, cioè nel Primark dove sono stata io a Oxford Street, appena entravi c'erano 1000 cose da Harry Potter, proprio subito la sezione da Harry Potter, e io ero tipo, wow, cosa? Wow.
così, cioè morta proprio. E ho acquistato di Don Harry Potter questa felpa, sì, sotto sto in pigiama, che io scopro la schiena, ma in realtà va così, ed è una felpa rosa molto molto figa, mi piace tanto il colore, con il cappuccio molto carina, corta comunque, con questo dettaglio qua, cioè questo nodino che si fa per scoprire la pancia. È in cotone ed è davvero davvero morbida, quindi la adoro. Poi una cover di Harry Potter che vi faccio vedere alla fine perché ora è sopra il telefono. Sempre di Harry Potter mi sono appassionata ai pigiami di Primark, quindi ho preso ben due pigiami. Questo che è pazzesco, ci ho dormito la sera stessa che l'ho comprato, che è questo. Ha un cotone super morbido, di questo rosso troppo bello. È a vita alta, io adoro i pigiami a vita alta. Questa è una taglia XS, ma mi sta da Dio per fortuna. Anche i suoi fianconi, comunque. E c'ha questa cosa bellissima, che è appunto lo stemma di Hogwarts, ovviamente, con le stelline sotto. Ho adorato subito, poi l'ho provato ed era troppo 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 comodo, sono troppo felice. Comunque questo pigiama qua e poi un pigiama a due pezzi da mettere sopra e sotto, ma ve lo faccio vedere. Dunque, questo qui che c'ha anche, vedete, guardate che figo. Bellissimo. E è fatto così, a maniche corte, quindi questo va messo in estate ed è blu così, molto carino, anche questo molto molto morbido, mai quanto i pantaloni, ma anche questo ci sta. Ed ha queste figure di Hogwarts, di Harry Potter. Ho adorato anche questo infinitamente, c'è la parte sopra che è così, è fatta a camicetta, e la parte sotto che è un semplice pantalone, anche questa a vita alta, io adoro i pantaloni. Fatto in questo modo qui, con il nodino anche qui davanti, davvero davvero bello questo pigiama, mi è piaciuto tanto tanto. Poi un'altra maglietta che non c'entra. È ufficiale, adoro le magliette che scoprono la pancia in estate, mi piacciono da impazzire. E ha un tessuto un po' strano, tipo pareo, molto figo. E ha questa fantasia, insomma. Bene, ragazzi, la cover è questa qua, bellissima, con Harry Potter, trasparente, con Ron, Harry e Hermione, con scritto Squad Goals. E là, con tutta l'acquetta qui intorno, l'ho pagata solamente 3. Prima di Primark però, quindi la mattina, sono stata al fantastico e meraviglioso Madame Tussauds e non potevo non portarmi a casa dei ricordini. Ho preso anche, nello shop ho preso anche il regalo per Vale, che era un portachiavi con Groot, che è tipo l'asticello, com'è che si chiama, di Avengers. Quindi anche quello è un acquisto, ma non ce l'ho perché l'ho dato a lei. E ho preso 3 foto, non due, ma 3 foto, cioè ragazzi. Tre ricordini di Madame Tussauds che mi è piaciuto troppo, abbiate pazienza. Comunque, vi faccio vedere. La prima è la foto con la regina Elisabetta e la famiglia reale. Adoro infinitamente, mi sono troppo divertita a Madame Tussauds. Dove c'è Filippo, la regina, Kate, William e i più belli, io e Federico, che salutiamo. Molto molto figa, andiamo avanti. E poi ci sta questa, che sono delle piccole fotine da mettere come portachiavi. Ci hanno dato anche il portachiavi. Cioè l'ho pagata in più come cosa. Ci hanno fatto fare, non so se siete mai andati al Madame Tussauds, comunque perché sta un po' ovunque, non sta solo a Londra. Londra è stato, diciamo, il plus ultra, è nato. Però in realtà ho scoperto che sta un po' ovunque il Madame Tussauds, il Museo delle Cere. Comunque ci sta questa attrazione con dei taxi londinesi dove tu sali sopra e ti fanno fare un giro con le statue di cera che però si muovono, quindi statue di cera un po' particolari e tu ti muovi con questo taxi così e vedi insomma la storia di Londra, cioè lì ti fanno una foto diciamo dentro questo taxi e tu puoi scegliere anche di farci il portachiavi, quindi mi hanno dato la foto che ci siamo fatti in versione piccolina e il portachiavi che ora non so. E quella è la stessa foto che ho gigante di qua. Eccoci. Era bellissima perché c'è il Big Bang, non in celofanato, poi c'è il taxi 2010 Underground, London Eye e la scritta Madame Tussauds, ho adorato. E poi ci siamo noi due che abbiamo beccato subito la telecamera. Io guardo Federico e gli faccio: Federico, la telecamera, sorridi, fai la faccia bella. E niente, avendola beccata siamo riusciti a fare una foto decente dove siamo usciti più o meno carini, più o meno dai. Poi, ragazzi miei, poi, perché non è finita. Cosina che non vi ho detto, sono stata ovviamente da Starbucks. Io non vedevo l'ora di andare a Londra anche per Starbucks, che non ho mai visto in vita mia. Sono troppo, cioè, ero troppo felice di andare. In realtà, a dirla tutta, ci sono stata tutti e 4 i giorni da Starbucks. Ho fatto colazione gli ultimi 3 e merenda, dato che l'aereo mi è arrivato all'ora di pomeriggio, merenda il primo giorno. Comunque, il primo giorno sono andata in uno Starbucks e altri 3 in uno che abbiamo beccato vicino all'hotel nostro.
nostro a Kensington alloggiamo a Kensington. Perché io e Federico alloggiavamo a Kensington all'hotel Garden View Hotel. È bellissimo. Vabbè, mi sto perdendo in chiacchiere. Comunque, il primo Starbucks ho dovuto allo shop del primo Starbucks, perché come ben sapete ogni Starbucks ha il suo shop. Ho dovuto comprare assolutamente un ricordo di Starbucks e ho preso questa tazza a £1 solamente. Classica tazza di Starbucks, ma quella da portarsi a casa, quindi un po' più resistente, con la parte qui in plastica. E vabbè, lo stemmino qua dietro è fatta così. Questo è il primo giorno, mi sono scordata di farvelo vedere prima questo acquisto. Comunque la classica tazza di Starbucks, che insomma è famosa. E non me la sentivo di portare quella sporca dentro lo zaino, quindi ho preferito comprare proprio quella nuova, dove scriverò il mio nome, che hanno tra l'altro azzeccato da Starbucks. Adoro, bravissimi, perché di solito non l'azzeccano mai, a me sì. Ecco il cosino delle calamite che mi hanno dato. Che c'è scritto? Ah sì, Madame Tussauds, che figata, guardate, ci sta scritto tutto. Perché collaboravano, noi per esempio abbiamo fatto due attrazioni, abbiamo pagato due attrazioni insieme, il Madame Tussauds e London Eye, si possono pagare insieme. Comunque questa è la cosa dei portachiavi, dove si mette la foto che vi ho fatto. Semplicissimo, eccolo qua, trasparentino ovviamente. E poi sono andata a prendere l'acquisto che volevo di più in assoluto, il ricordo più bello, più importante per me. Come molti di voi sapranno, io ho un Pandora a cui tengo tantissimo. Uno dei primi video, uno degli ultimi video prima di partire per Londra è stato proprio cosa c'è nel mio Pandora aggiornamento. È un po' un accumulo di ricordi, di cose veramente belle e importanti nella mia vita, le cose proprio più belle della mia vita, quindi pensate a quanto ci tengo, quindi non potevo non prendere qualcosina a Londra, qualcosina di Pandora a Londra. L'ho presa ad Oxford Street, purtroppo la bustina è tutta così, ma in realtà è stata l'unica busta che ho potuto portarvi perché non c'entrava nulla. Quindi anche se è rovinata, meno male che sono riuscita a portarmene almeno una. Eccola qui. E ho preso, come potete notare, uno e due, ben due ciondolini Pandora, eccoli qua, entrambi dedicati alla splendida città dove ero, quindi London. Ho troppa roba intorno a me, aiuto. Comunque ho tenuto anche il bigliettino del Madame Tussauds, il bigliettino del London Eye e questa la cover, è la scatolina della cover, ho tenuto pure. Però passiamo a Pandora, che sono in assoluto, sì, i miei acquisti preferiti in tutta la vacanza, perché vi ho detto, staranno sempre nel mio bracciale, sono troppo felice. Sono dei charm, quindi già li ho. Non ho saputo resistere, vi ho tenuto praticamente tutte le cose scatolate, precise, belle per il video, tranne però i ciondoli che ho dovuto mettere la sera stessa. Sì, in hotel subito, sì, spero. Chiede a Federico da aprire le cose, la comica. Comunque sono bellissimi e sono questi qua. Allora, ve li faccio vedere meglio. Londra ha tantissimi charms, però ho preferito non prenderli pendenti perché ho troppi pendenti. Ho preso questo che lo amo alla follia, che è il bus di Londra, con sopra la bandiera. Poi ne volevo scegliere un altro e ho preferito prendere il London Eye, che è molto grosso come charms. E non lo vedete bene da lì, ma per ogni cabina, chiamiamola così. Ecco, un po' meglio. Comunque questo è il bus con addirittura la porta. Bellissimo, a due piani, il solito bus. Eccolo qua, il dritto. Pazzeschissimo, con sopra la bandiera londinese, la bandiera del Regno Unito, che ho adorato. E poi questo è London Eye, grandissimo come London Eye è, infatti è più grosso di tutti gli altri charms. È semplicemente la ruota panoramica con appunto dei sbaroschini colorati in ogni parte delle cabine e con di qua scritto Pandora intorno alla ruota. Forse uno, anzi forse l'acquisto che ho fatto più prosperoso, insomma l'acquisto più costoso, però ne è valsa la pena perché sono i migliori acquisti in assoluto, quelli che mi terrò di più. Poi la sera del primo giorno, sempre la stessa storia delle calamite e della cartolina, io metto sempre un portachiavi, cioè il portachiavi di Minorca, quindi adesso inizio anche questa sorta di tradizione dei portachiavi e ne ho presi ben due. Uno da regalare, adesso devo capire a chi perché ho un po' d'amiche in programma nel mio cervello, comunque questo qua bellissimo, così poi fa rumore. Adoro le cose che fanno rumore. C'è scritto London, al centro al Big Bang, con bronzato, sì, con qua la cabina telefonica e qui il bus, le cose classiche. Inutile dire, le cose classiche di Londra, molto molto bello. Questo l'ho preso la prima sera, sì, siamo andati a un pub e poi siamo andati a fare un po' di shopping in giro a Kensington, sempre. Invece questo è per me, con dietro scritto Londra, 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 però ha tutti questi ciondolini pazzeschi, ha la corona della regina, qui, carina. Poi ha sempre il bus, fatto un po' più grosso,
La cabina telefonica, ovviamente. Ne ho beccate un po'. Londra ne ho beccate tantissime. La prima che ho visto era tutta vecchia e bruttina. Poi però ho detto no, non è possibile. Infatti ne ho beccate alcune bellissime, con addirittura i bus che mi passavano dietro. Quindi diciamo che ho fatto certe foto che non avete idea della bellezza. E belle proprio il mood, non io. Io non tanto, però vabbè. E vi lascio qualche fotina qua. Una bellissima che vi ho messo anche su Instagram perché è troppo bella. Con dietro i grattacieli, quindi il moderno di Londra, e davanti la cabina telefonica antica. Veramente bella, voi faccio vedere. E comunque c'è anche il Big Bang piccolino, però color oro, carinissimo anche questo. Questo lo terrò per me, adoro. Madame Tussauds, il British Museum e alla fine di tutto shopping a Oxford Street. Sono state le cose che ho fatto nel mio secondo giorno a Londra, quindi il 26 febbraio, siamo partiti il 25 e la sera siamo andati a Buckingham Palace di sera, sì, perché non c'era tempo. Prima non c'era proprio tempo, abbiamo avuto davvero troppo da fare, siamo passati in hotel per rilassarci un attimo e poi siamo ripartiti all'insegna di Buckingham Palace che abbiamo visto solo di... Ma era comunque pazzesco anche di sera, cioè poi c'era il cielo stellato, abbiamo beccato 3 giorni di sole, quindi c'era un cielo stellato bellissimo con Buckingham Palace tutta illuminata. Ma vedrete nel vlog, sto parlando troppo, uffa, comunque è un video lungo ma spero vi interessi, vabbè. E mentre andavamo per Buckingham Palace becco Hard Rock, dove volevo andare assolutamente. Appena entrata da Hard Rock mi sento We Are The Champions, tipo entro e We Are The Champions, my friend, io morta, tipo I win, gli schermi coi Queen, con Freddie Mercury grosso così, con tutti gli schermi, vabbè. Comunque sono passata da Hard Rock, volevo andarci ma non sapevo dov'era, quindi mentre passavo l'ho incrociato, ho detto ah, che culo ragazzi miei. Comunque ho preso la classica maglietta di Hard Rock che adoro e volevo troppo, con scritto Hard Rock Caffè London, classica, classicissima, che ho pagato... L'ho pagata 21,24, non potevo non prenderla, la volevo da troppo, da tipo le medie. E sì, niente, l'ho beccato Hard Rock. Sì, ce l'ho fatta! Il giorno dopo è stato un giorno parecchio parecchio speciale, mi vengono i brividi e le lacrime agli occhi solamente a ricordarmelo. Sono andata a Harry Potter Studios, ragazzi. Per me è stato un giorno davvero davvero unico e speciale, importante. Volevo andare a Harry Potter Studios da quando mi sono appassionata ad Harry Potter. È un posto bellissimo, entri praticamente ad ogni... È il posto, i fan di Harry Potter lo sapranno, ma forse anche chi non è fan, dove hanno registrato il film e hanno ricostruito le scene, quindi è pazzeschissimo. Guardate il vlog di Harry Potter Studios, io ero un misto tra eccitazione, felicità morta, io ero veramente morta, ero troppo felice, mi aggiravo intorno a fare tipo ah, così non sapevo dove guardare. Morale della favola, ho comprato un po' di cose. Prima di tutto la burro birra, che questo mi è rimasto perché l'ho preso apposta. Potevi scegliere bicchiere normale, questo che costava un po' di più, però l'ho preso. Ed è il... ovviamente l'ho lavato, però c'era la burro birra dentro con tutta la schiumetta, bellissima. Guardatevi il vlog, non posso mettervi troppe foto perché poi diventa troppo lungo, però guardatevi il vlog, buonissimo. L'ho amata davvero e niente, c'è scritto burro birra e questa si poteva prendere al punto dove si mangiava. E noi l'abbiamo mangiata fuori con davanti private drive e tutte le cosine da Harry Potter, tipo il nottetempo. Così. Poi ci hanno fatto delle foto, ovviamente, ho anche una foto di Harry Potter. C'era il green screen dove ti mettevi e facevi le foto e i video. Potevi fare sia foto che video ed è il green screen dove praticamente hanno girato i film. Cioè tramite il green screen hanno fatto gli effetti speciali della scopa dove voli e tutto il resto. È bellissimo. Elena sulla scopa, felice, gioiosa. Potevi scegliere tra un po' di sfondi, ho scelto questo che era il più allegro e sereno per la mia faccia felice, guardate che bella. Quindi sì, si può dire che Elena non solo è andata ad Hogwarts ma ha anche volato sulla scopa nello stadio di Quidditch. E poi ho anche questo che è una chiavetta. A parte è bellissima di sua, è tipo opaca tantissimo, questo è il mio codice. È opaca, bellissima, con scritto Harry Potter Warner Bros Studio Tour. Quindi è bellissima. Questa chiavetta è racchiusa la magia, ovvero Elena che vola sulla scopa. Ragazzi, ho davvero volato. Sì, 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 sì. Ora vi lascio il video, assolutamente. Some pretty big rigs where these actors had to clamber up and get onto these brooms and fly around. And then we would later add atmosphere and environment behind them. It was a fun thing to do, and I think that always helps. Takes 1, 2 and 3, they love it. Takes 4 and 5. They're getting a little bit tired and their bottom's probably a bit sore. Piet chafed a little bit after a few hours up there, but it works really well.
magie possono davvero succedere, soprattutto se ci credete fermamente. Comunque, a parte questa gioia immensa che ho condiviso con voi, perché sono stata troppo felice, davvero troppo felice di fare questa cosa, ho preso anche due cose importantissime della parte dello shop del binario 9 e 3 quarti, che c'era anche quello, ovviamente. E ho preso le caramelle tutti questi più uno e la cioccolata. Ho amato follemente e ho aspettato per aprirle, è una sofferenza aspettare, raga. Però adesso le aprirò con voi perché è stata una sofferenza aspettare per aprirle con voi, appunto, quindi sono stata tanto carina. E ho preso questa, appunto, le caramelle tutti questi più uno, ovviamente ci entravano in valigia, quindi sono un po' rovinatelle, però bellissime. E queste non le apro perché queste le ho praticamente già aperte, sono aperte da sole e ne mangerò, le assaggerò insomma un po' con amici e altro, però hanno tantissimi colori e sono fatte benissimo proprio come nel film, ho adorato infinitamente, ma con voi aprirò qualcosa di speciale, ovvero la cioccolana. Speriamo sia tutto a posto qua dentro. Ovviamente per ogni cioccolana c'è anche una figurina all'interno, e come il vero Harry Potter. Raga, è bellissima. Diamo un attimo un'occhiata al packaging, che è perfetto. È tutto ufficiale ovviamente. L'ho pagata 8,95 pound. Non sto guardando cosa mi è uscito, la figurina è ancora là. Raga, è enorme. Non la facevo così grossa. Guardate che grossa. Questa me la mangerò, raga, eh? Brutto da dire perché sarebbe bello tenerla per ricordo, ma tanto si scioglierebbe, quindi mi spiace ma ti mangio. Per ora la tengo così, ci faccio un po' di foto e poi me la magno, scompare. Ma è enorme, ragazzi, cioè non so se capite, questa è la mia mano. Vabbè, ok. Però dai, almeno la mia non salta e me la posso da mangiare. Vediamo la figurina che mi è capitata. No, vabbè, raga, mi è capitato lo stronzo. Medaglia, mi è capitato Kill the Royal Lock. Ma io non sapevo manco ci fosse tra le figurine. Vabbè, ci può sta, dai. Vedete, qua c'è scritto tutto. Tutto quello che riguarda la sua vita. Vabbè, e gli è capitato lui. Guardate come si muove. Fighissima però, raga, è troppo fatta bene. Troppo figa. Ed era un corvo nero. Raga, sono troppo felice. Vabbè, adoro infinitamente, sono felice. Tanto. Che non si è sciolta, soprattutto dopo. Arriviamo alla parte della strage, io la chiamerei la parte della strage perché sono andata alla fine degli Harry Potter Studio Tour, dove ci sta Diagon Alley, però vedete il vlog, raga, veramente, perché se vi parlo di tutto quello che ho visto in quella giornata facciamo veramente notte, ho visto troppe cose di Harry Potter, tutte, dite una cosa, l'ho vista, ve lo giuro, c'è tutto lì. E poi c'è lo shop finale, mille cose di Harry Potter, cioè qualunque cosa, anche le bacchette dei mangiamorte che nessuno si caga, lì ci sono, cioè è pazzesco, ci sta tutto, altro che storia e magia, è uno storia e magia 100 volte più grande, 100 volte con più cose, e io ho preso solo 3 cose, ma chiamatele poche, perché contando che ho preso anche questi due sono diventata povera con gli acquisti di Harry Potter, sono quelli che mi hanno proprio... Vi giuro che il mio portafoglio alla fine dell'Harry Potter Tour piangeva, ma veramente disperato, poverino. Vi faccio vedere cosa ho preso. 3 cose di Grifondoro, che è la mia casa, che io amo. Rispecchio tanto di Grifondoro e sono stata anni a vedere i tour degli Harry Potter, i vlog degli Harry Potter Tour delle persone inglesi e non inglesi e italiane, e anche gli acquisti che facevano degli Harry Potter Tour. Quindi già più o meno sapevo dove indirizzarmi, cosa avrei voluto assolutamente. E ho preso questo. Lo amo da impazzire, calcolate, c'è solo l'Harry Potter Tour, così bello. Ed è il cuscino dei Grifondoro, c'era di tutte le case ovviamente, ma questa è la mia. Ed è bellissimo, fatto così, tipo qui stile davvero straporbido, non avete proprio idea di quanto è morbido. Bellissimo, fatto da Dio, con qua lo stemma e qui intorno tutte le cose che raffigurano la casa, i colori, i stemmi, eccetera. L'ho amato, più o meno questa è una delle cose più volute e ambite di tutto gli Harry Potter Tour. E l'ho preso anch'io, lo adoro, sul mio letto starà da Dio, è morbido tanto. Non è una tazza, è la tazza, vi giuro che è la tazza. Cioè, raga, ne vogliamo parlare? È bellissima, cioè io la amo da impazzire, ed è fatta così tutta monumentale, tipo in marmo, con qua il leone. Bellissima, c'era di tutte le case ovviamente, ma il Grifondoro era proprio possente. Ditemi qua sotto di che casa siete, se amate Harry Potter e più o meno sapete di che casa siete, avete fatto il testo, in quale casa vi sentite più partecipi. E io Grifondoro, cioè è bellissimo, qua i colori della casa, qui allo stemma, ed è fatta proprio in marmo, cioè proprio marmo, guardate che meraviglia anche qua. E poi qui c'è scritto Gryffindor. Bellissimo. A usarla credo che la userò, perché è veramente troppo bella, però è
È tipo pazzesca, ragazzi. Cioè, non ho mai visto una tazza così. È proprio wow. È veramente wow. È proprio Harry Potter. Poi un altro acquisto gigante perché l'ho preso da uomo. Lì c'erano ovviamente anche vestiti di tutte le case, di Hogwarts in generale, di Mangiamorte, Sirius Black, un po' di tutto. E io ho preso quella da uomo perché è grossa e bella. Ma per farvela vedere meglio, la indosso tra 3, 2, 1. Ta-da! Raga, è pazzeschissima. È da uomo, quindi è tipo enorme. C'ha questi due lacci qua, bellissimi. È rossa, ovviamente gialla e oro, come i colori gialla e oro, rossa e oro, come i colori della mia fantastica casa di Grifondoro. Dentro il cappuccio è fatta così ed è una parte, una delle mie parti preferite. Davvero troppo figa questa parte, l'ho amata. Qui c'è uno stemma mega gigante di Grifondoro, che è scritto Gryffindor. E qua al lato della manica c'è scritto Gryffindor. Raga, l'adoro davvero, è tipo pazzeschissima. E questo è il mio acquisto preferito, tra tutti, credo. A pari merito col cuscino. E la volevo troppo, questa già lo sapevo che l'avrei. Diciamo che io appena arrivata allo shop ambivo a questa e al cuscino, a tutte e due. E questa l'ho pagata 40 euro comunque. Un bel po', ma è veramente figa, tutta grossa. E io la... Ah, tu pure il cappuccio, io. Quella sera sono stata, dato che era l'ultima sera, il terzo giorno, siamo andati a Harry Potter Studios e poi il pomeriggio a London Eye, ma non ho... Ci siamo fatti proprio tutto il giro del London Eye, proprio dentro la ruota, ma non ho comprato nulla, ho fatto solo questa esperienza pazzesca, 1000 foto però col telefono amatoriali e si potevano comprare, ma basta. Poi siamo andati a rilassarci in albergo per poi riuscire ad andare a Piccadilly Circus, sempre la sera. Ho visto molte cose la sera. Ho visto anche il Tower Bridge e la Torre di Londra. Sempre il terzo, sì, il terzo e ultimo giorno, Harry Potter Studios, London Eye. E poi la sera tardi, che non ho ripreso, però ho fatto le foto con la macchinetta perché il mio telefono era veramente mortissimo. Quindi sono andata al Tower Bridge e alla Torre di Londra, subito dopo il London Eye, il terzo e ultimo giorno, sempre di sera. Ho visto molte, molte cose di sera, ma bello e suggestivo comunque. Sono andata a Piccadilly Circus, abbiamo preso un aperitivo in un ristorantino, sì, in un locale lì a Piccadilly, molto figo con i cappelloni. Ho messo anche nelle storie di Instagram e ho preso questi occhiali a Piccadilly perché Piccadilly appunto è un posto molto eccentrico, pieno di gente particolare, c'è anche Chinatown e ho preso questi occhiali bellissimi, molto fighi, poco vistosi, ma è proprio nella mia personalità essere un po' eccentrica e fuori dal comune, stanno bene così, con questa felpa e sono così, sono bellissimi, li userò tutta questa. Mi fanno seriamente impazzire, cioè li ho adorati, c'erano anche gialli ma li ho presi rossi e si vede proprio rosso, cioè le lenti sono rosse sia davanti che dietro e... Bellissimo. Poi ho preso questa che ho amato alla follia, che è la Dr. Pepper. E veramente ho preso una lattina il secondo giorno, sì, a pranzo, e poi l'ho dovuta riprendere in bottiglia. Per ufficiale, io adoro la Dr. Pepper, cioè proprio la mia vita. Quindi l'ho dovuta portare a casa absolutely, assolutamente. E poi, sempre il secondo giorno sera, però, che ho scordato di farvelo vedere. Ups, come sapete, ho una sigaretta elettronica che si chiama Blu, perché sì, non voglio fumare, quindi fumo quella perché ho iniziato, ma la sera ho beccato delle ricariche che non trovi praticamente mai qua a Roma, cioè io non le ho mai viste, che sono queste qua, la mela verde, che ho già messo nella mia sigaretta elettronica e sono super buone. Rinfresca proprio, quindi si rientra tra gli haul di Londra, questo e questo, li ho presi insieme la seconda sera però questi, ed è mela verde, insomma, semplice ricarica della sigaretta elettronica, fatta in questo modo, vedete? È la ricarica, non fa male, tranquille. Quindi niente, qui c'è quella lavaniglia che ho praticamente finito, ma non... Passiamo all'ultimissimo giorno, quindi il giorno del ritorno, tanto triste, perché volevo rimanere a Londra. Mi sono affezionata tanto tanto, ma proprio tanto a questa città, cioè ne sto parlando sempre comunque. Ho ancora l'adrenalina in corpo per questa vacanza, come credo sia normale quando passi una bella esperienza. Vabbè, comunque, l'ultimo giorno sono andata... Volevo andare da Harrods, ma non abbiamo fatto in tempo. Siamo andati direttamente in aeroporto, perché a Londra sì, le metro sono facilissime da orientarsi, perché hanno i colori, quindi sono molto molto comode, però è meglio partire prima perché l'aeroporto era seriamente lontano da noi, quindi abbiamo fatto colazioncina da Starbucks, l'ultima sofferta, ma l'ultima, l'ho messa anche nelle storie in evidenza di Instagram di Londra, Elena Furlan 200, andatemi a seguire, e poi subito in aeroporto a ritorno ho preso, cioè prima di tornare, questa penna fighissima con scritto Underground, cioè l'adoro, la userò sempre, con tutte le metro qua, sarà un ricordo di come ci siamo spostati per tutta la vacanza, molto a piedi raga, per risparmiare tanta 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 metro e una volta il bus, quindi sarà un bel ricordo, con tutti, vedete, i colori delle stazioni. Non ho potuto bere il tè londinese perché non abbiamo mai fatto in tempo all'ora del tè a bere il tè, quindi me li sono portati da casa. Ho preso questa scatola di tè bellissima con le foto vintage di Londra, sempre la marca è questa, è già da qua,
si sente l'odore delle fragranze, che sono queste qua, molto molto figa questa, caratteristica, molto vintage, carina, mi piaceva tanto, coltello londinese, vero. E poi ho voluto prendere questi altri tre perché erano più belli da vedere, questi un po' più caratteristici, questi un po' più fighi da vedere, con di latta, dentro ci sono le fragranze di tè, però di più una volta che si svuota il contenuto si possono anche tenere per farci, che ne so, qualcosa, un ricordo carini, con la cabina telefonica, l'email della regina e niente, qui il bus. Anche questi tre tè, che si chiamano The Britain Collection, vabbè, bellissimi, di questa marca qui. Carini, e li ho presi in hotel, entrambi, per mamma e per me. Non ce l'ho fatta malincuore a passare da Harrods, ero molto molto sad della cosa, perché volevo passarci un po' per vederlo, è stata l'ultima, l'unica cosa che non abbiamo visto, perché abbiamo visto tutto, 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 tutto. Anche i parchi, ma da Harrods ci saremmo dovuti passare l'ultimissimo giorno prima di andare in aeroporto, ma vi ho detto, non abbiamo fatto in tempo, siamo subito andati in aeroporto, e c'era Harrods in aeroporto! E ho comprato la borsa. Inutile dire che anche questa mi ha spennato, però vabbè, la volevo troppo. E quindi adesso ho anche la busta di Harrods. Troppo bella, in aeroporto sarà Harrods. Sicuro molti di voi lo sapranno, Harrods ha la caratteristica di avere queste borse in... come si chiama? Sì, no, vabbè, non mi viene in mente il materiale, però queste ce n'ha tantissime, di tutte le misure, taglie, colori, disegni, tutto. Io per mamma, perché ho chiesto a mamma, mamma cosa ti porto da Londra? Mi ha detto, la borsa di Harrods, mi ha fatto vedere un po', era tipo così. Ho voluto scegliere questa qua perché è un po' più piccolina e la userò sicuro anche io. Comunque è bella perché c'è scritto London, c'è scritto Harrods qua sotto e c'ha tutte queste attrazioni di Londra classiche, poi nera, di base nera, bellissima. Con questo mio ultimissimo acquisto, proprio l'ultimo che ho fatto, vi saluto, vi mando un bacio. Mi dispiace per la lunghezza di questo video, ma spero vi abbia tenuto compagnia e sia volato. Ho tenuto molto a registrare questo video perché tengo molto a questa vacanza, ho tenuto molto a questa vacanza e mi sono anche trovata il ragazzo, mi sono fidanzata, mi sono anche messa con il ragazzo con cui mi stavo sentendo in questa vacanza, quindi è stata proprio speciale al massimo, il plus ultra della specialità. Quindi niente, spero che questo video specialissimo per me vi sia piaciuto. Qua da Elena è tutto, un bacio grande.